Pace in ebraico si dice shalom. Ma da dove viene questa parola shalom? Shalom viene dalla radice shalem, che vuol dire intero. E allora Dio inizia a dirci che per poter arrivare alla pace tra le parti, prima di tutto bisogna costituire un intero. E questo intero parte da dentro noi stessi. I maestri della mistica ebraica paragonano la persona, soprattutto il corpo della persona, a una piccola città, Ir Ktana si dice in ebraico, una città in cui ci sono due regnanti, e questo forse ci ricorda tante guerre, e questi due regnanti ognuno vuole regnare e conquistare il corpo, vuole conquistare la nostra vita. E chi sono questi due regnanti? Sono l'istinto che porta verso il bene e l'istinto che porta verso il male. E ognuno di questi due regnanti vuole prendere il predominio sulla città. Che cosa sono questi istinti? Uno è l'istinto, quello che ci porta verso la spiritualità, quello che ci farebbe partire adesso per andare a fare il volontariato in Ruanda o in qualche posto dove hanno bisogno di noi, quello che ci farebbe stare seduti ore e ore e ore su un tappeto a giocare con i nostri figli, quello che ci fa pensare tanto agli altri, ai valori per i quali viviamo, quelli che ci fanno dare, dare, dare e non solo accumulare. E poi invece c'è l'altro istinto, che è quello invece materialistico, che è quello che noi chiamiamo l'istinto verso il male, perché è quello che ci fa sprecare la nostra vita ogni tanto, ci fa correre, correre, correre verso delle mete che non sappiamo neanche che cosa ci portino alla fine. E quindi questi due istinti continuano tutta la nostra vita a cercare di portarci uno da una parte, uno dall'altra. Quindi per poter avere la pace vera, in primo acchito, in primo momento, bisogna prendere e combattere dentro se stessi e cercare di superarla questa guerra e fare in modo che questi due istinti convivano e riescano a superare questo conflitto interiore che c'è dentro di noi. E quindi shalom è shalem in prima istanza, sii completo dentro di te. C'è un concetto che nell'ebraismo viene tanto ritenuto importante e tanto vitale per la base della società che sia sana. E questo concetto è il Shalom Bait, Shalom sempre, che tradotto letteralmente significa la pace in casa. È proprio la pace domestica, la pace tra marito e moglie. E per questa pace tra marito e moglie noi troviamo Dio che racconta bugie. Dio che è Emet, che è verità, che invece va da Abramo e gli racconta una cosa diversa. Quando arrivano gli angeli e raccontano a Sara che avrà un figlio, Sara si mette a ridere e dice: ma come faremo a avere un figlio? Io sono vecchia, ma mio marito lo è ancora di più. E si mette a ridere. E poi Dio va da Abramo e gli dice: ma sai, non capisco perché tua moglie ha riso e ha detto che lei è vecchia. E omette che ha detto che anche lui è vecchio. Quindi Dio racconta una piccola bugia. Perché? Per Shalom Bait, per preservare questa pace tra i coniugi. E quindi abbiamo già costruito due step. Uno è la pace dentro noi stessi e uno è la pace tra i coniugi. Ma perché è così importante questa pace tra i coniugi? Perché questa pace tra i coniugi ci insegna a rispettare chi è completamente diverso da noi. È la pace tra femmina e maschio, tra uomo e donna, e non ci sono due esseri più diversi al mondo. E cos'è questa pace? Questa pace significa che noi dobbiamo prendere e guardare l'altro e imparare a rispettarlo, anche se è completamente diverso da come siamo fatti noi. Se ha una forma mentis davvero, davvero non allineata alla nostra. Shalom è poter collaborare con persone che la pensano diversamente da noi. È sapere guardare il mondo con le lenti degli altri. È imparare a ragionare in un modo che non è nostro. E questa è una ricchezza enorme che Dio ci dice che è una cosa importante e fondamentale perché una società sia sana. Pensate che se Dio non avesse voluto far convivere persone completamente diverse tra di loro, racconta il mio rabbino, Rabbino Lazar, che avrebbe fatto sposare fratello e sorella, pensate,
Come suocera avremmo avuto la nostra mamma. Facile la vita, eh? Invece Dio ha voluto rendercela molto difficile la vita. E non solo ha voluto che fossero uomo e donna che si sposassero tra di loro, ma anche ha voluto che avessero un background completamente diverso, venire da famiglie diverse, da storie diverse. E ha detto, io vi voglio lì. Lì dovete costruire shalom, la pace, tra due entità che forse neanche si conoscono davvero, ma sanno dall'inizio che se non si rispettano non riusciranno mai a costruire niente. E per il simbolo della pace, sapete che cos'è? È la colomba. E cosa porta la colomba in bocca? Un ramo d'olivo. Immagino che tutti sappiate che questa colomba deriva dalla storia di Noè, quando c'è stato il diluvio, un altro momento terribile per l'umanità, che è stato mandato sul pianeta, nel nostro mondo, perché le persone non erano in grado di convivere in maniera pacifica e non erano in grado di smettere di rubare e uccidere. E quindi Dio ha detto no, questa umanità è un po' da riprogrammare. E quando Noè ha mandato fuori la colomba per controllare se le acque si erano un po' calmate ed erano iniziate a scendere, questa colomba a un certo punto, alla fine, torna con un ramo d'olivo per dire ok, adesso si vedono le cime degli alberi e quindi sei salvo, puoi provare ad uscire anche tu dall'arca. I maestri si domandano ma perché un ramo d'olivo? E rispondono il ramo d'olivo ha un sapore molto molto amaro e questa colomba sta andando a dire a Noè, Noè è vero per 40 giorni mi hai dato da mangiare ma io non vedevo l'ora di potermi nutrire da sola. È meglio il mio cibo amaro, amaro perché viene fuori da una mia fatica terribile che faccio per potermi guadagnare quello che ho, ma è mio, piuttosto che dovermi basare sulle cose altrui. E questa è shalom, pace, perché significa che ognuno di noi deve lavorare con se stesso, tantissimo. Shalom non viene in maniera automatica, è un lavoro molto, molto duro e amaro, che però è la parte essenziale perché si possa costruire una pace duratura. E shalom, noi lo ripetiamo, noi ebrei, nelle preghiere tantissime volte. E c'è una preghiera particolare anche che diciamo che ripetiamo 3 volte al giorno durante un momento in cui preghiamo con i piedi che sono uniti. E l'ultima benedizione proprio è quella che chiede la pace su di noi, sulla nostra famiglia e nel mondo intero. Alla fine di questa preghiera noi compiamo 3 passi indietro e poi facciamo altri 3 passi avanti. E dicono i maestri, perché noi facciamo 3 passi indietro proprio quando chiediamo la pace nel mondo? Perché per poter avere la vera pace nel mondo dobbiamo fare 3 passi indietro da noi, ritirarci un po' indietro dalle nostre posizioni e non essere così ferrei in quello che desideriamo, in quello che vogliamo, lasciare spazio agli altri. E soltanto così potremo costruire una pace che davvero invaderà tutto il nostro mondo. Che ci sia la pace su tutto il mondo. Amen.